un esperto come Christian Gillin, un campione di tiro a volo, è morto per un incidente con il suo fucile. Christian Gilli sapeva come maneggiare un fucile e lo sapeva fare bene. Concentrazione, nervi saldi e una mira perfetta avevano permesso a questo ragazzo di soli 19 anni di Pontedera, in provincia di Pisa, di diventare campione del mondo juniores di tiro a volo, specialità skiit, in due categorie su tre. Eppure quell'arma per lui è stata fatale. Nel giorno dell'Epifania Christian decide di andare a caccia con alcuni amici nei boschi di Montecatini, in Val di Cecina, come tante altre volte. Ma poco prima di tornare a casa inciampa mentre cerca di raccogliere alcuni bossoli da terra. Poi il tragico incidente, forse una disattenzione, sicuramente tanta sfortuna. Dal fucile parte accidentalmente un colpo che lo ferisce in modo grave alla mano e all'addome. Il giovane si accascia e viene soccorso dagli amici che, ancora sotto shock, chiamano aiuto. Inutile la corsa in ambulanza all'ospedale di Cecina. Gilli viene subito operato per fermare l'emorragia, ma la ferita è troppo profonda e il ragazzo muore durante l'operazione. Sono in corso le indagini per capire come è avvenuto l'incidente, anche se al momento non sembrano esserci molti dubbi sulla dinamica. Grande dolore a Ponte Ginori, dove viveva il 19enne, e tanti messaggi di cordoglio, tra cui quello del presidente della Federazione Italiana di Tiro a Volo, Luciano Rossi. Diamo il nostro saluto commosso, si legge sulla pagina della Federazione, a un talento strappato troppo presto alla vita, con rispetto, silenzio e dolore, davanti a una tragedia che lascia tutti sconvolti.